ci sarà qualcuno che mi conosce già e altri che non mi conoscono. E quindi mi descrivo brevemente, prima che lo facciate voi, perché poi toccherà a voi. Io sono Matteo Tomi, sono psicologo, psicoterapeuta, sono del cambiamento, lavoro a Verona, Lignago e Rovigo, e faccio anche conferenze e incontri di questo tipo. È una cosa che mi piace e stimola sempre delle idee. Buonasera. Ringrazio le insegnanti di questa scuola per avermi invitato, e ringrazio la folta partecipazione, e vorrei presentarvi mio figlio. Mio figlio è un ragazzino che, come tutti i ragazzini, qua sono tante mamme penso, no? È un ragazzino che sta esplorando il mondo. Ok, quindi è vivace, ci sono momenti in cui è allegro di colpo, momenti in cui è un po' più cupo, momenti in cui provoca i genitori, no? E fa domande, no? Perché? Perché la famosa fase di perché. Mai capito a che età hai incontrato bambini, quindi, ma il perché? Perché il bambino provoca, no? Ed è un esploratore. Mio figlio si chiama incontri esperienziali con l'autostima. Questi incontri che faccio, io dico sempre che è come un figlio per me, e quindi vi chiedo di capirlo, perché sta ancora crescendo. Ci saranno momenti in cui vorrà provocarvi, momenti in cui vi farà fare delle cose che magari vi dite ma perché faccio questa cosa qua, però io vi suggerisco di lasciarvi un pochino guidare da questo mio piccolo figlio che sta crescendo e cambia di volta in volta, ok? Perché questi incontri, non so se lo sapete, ma li faccio tipo 3-4 volte al mese ormai da 4 mesi, e ogni volta cambia, aggiungo cose nuove perché lui sta crescendo, si sta evolvendo, ok? Quindi sappiate, quello che vi dirò oggi, che faremo oggi, è solo una parte di quello che si potevamo fare altre volte, eccetera eccetera, ok? Sono domande o queste che... Ce l'abbiamo tutti quel figlio o solo tu? In che senso? Questa persona che ti guida così. Beh, io vorrei che così, che vi insegnasse qualcosa anche a voi, insomma. Quindi vediamo un pochino di... È proprio un figlio. Sì, in modo metaforico. È una creazione... Stavo cercando dentro di me. È una creazione che ho fatto negli ultimi 5-6 mesi. E lo dico sempre perché a volte può un po', non so, aiutiamolo un po' a crescere. Eccolo qua. Ma sentite un attimino. Perché un incontro di gruppo sull'autostima, no? Mentre bastare. Perché un incontro di gruppo stimola le persone. C'è uno studio recente del 20 marzo e questo sociologo afferma che nel suffisso co sta il miglior stile di vita. Collaborare, coesistere, confliggere anche, ciò ci porta al confronto con gli altri, attiva sensi e circuiti neuronali che ci rendono felici. Il contatto con l'altro. E oggi entriamo bene in contatto gli uni con gli altri. E questo è molto importante.